L'Ucraina volta pagina e sceglie un comico come presidente. È la prova che tutto è possibile, ha commentato Volodymyr Zelensky. Dopo aver recitato per anni in una serie TV la parte di un insegnante che si ritrova quasi per caso capo dello Stato, l'attore 41enne lo è diventato anche nella realtà. Al ballottaggio ha trionfato oltre il 73% dei voti, nonostante o forse grazie alla sua inesperienza politica. Una sconfitta amara per Petro Poroshenko, il re del cioccolato. 5 anni fa si era impegnato a vendere la sua azienda di dolciumi, una delle tante promesse non mantenute che gli sono costate la rielezione. L'artista Daria Marchenko ha utilizzato 20 kg di suoi prodotti per l'opera che lo ritrae. Face of Corruption, la faccia della corruzione. È un simbolo, ci spiega, delle priorità del governo del business sugli interessi del popolo. Ci ha delusi, siamo come un bambino a cui hanno mostrato una caramella, ma poi hanno dato solo un involucro. Carte e pallottole, perché l'Ucraina da 5 anni deve vedersela con Vladimir Putin. Face of War, la faccia della guerra, un volto costruito con i proiettili sparati in Donbass, nel conflitto con i separatisti, costato già 13.000 morti. Poi c'è la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014. Tornerà a Ucraina solo quando ci sarà un cambio di potere a Mosca, prevede Vira Savchenko. Ma intanto i nostri governanti dovranno riacquistare l'autorevolezza persa con operazioni come la finta uccisione del giornalista Babchenko o l'arresto di mia sorella. Il riferimento è a Nadia Savchenko, l'ex Top Gun, finita in carcere prima in Russia come prigioniera di guerra e poi in patria come aspirante terrorista. Lei però si è sempre detta innocente e per molti resta un'eroina nazionale. Pronta alla riscossa, dopo che scaduti i termini della custodia cautelare, è tornata in Parlamento. Anche la dottoressa Olga Bogomolets si è sentita tradita e ha abbandonato per protesta il suo posto di consigliere del presidente dopo l'approvazione di un'iniqua riforma del sistema sanitario. Le vostre speranze, le chiedo, si sono concretizzate? No, risponde, non hanno esaudito le aspettative di quella che noi abbiamo chiamato la rivoluzione della dignità. Il popolo voleva migliorare le proprie condizioni di vita, chiedeva per i propri figli un paese più giusto e più onesto, e invece decine di migliaia di persone, deluse o in difficoltà, hanno preferito o hanno dovuto emigrare. Durante la rivolta del Maidan, più di 100 manifestanti uccisi in pochi giorni, Olga era in prima linea a salvare vite. Fu lei, durante una telefonata con il ministro degli esteri estone, a denunciare la presenza di cecchini professionisti che sparavano su agenti manifestanti. Fu un massacro, in una piazza, nel cuore dell'Europa. E nessuno, fa notare, sa ancora con certezza chi davvero lo cominciò. Uno di quei colpi ferì gravemente Olesya Zhukovskaya, infermiera volontaria. Mi trovavo proprio in questo punto, ricorda, quando un proiettile mi perforò il collo, entrò da una parte e uscì dall'altra. In quel momento vidi il sangue sgorgare a fiotti. Pensai che fossero gli ultimi attimi della mia vita. Sto morendo, scrisse su Twitter, prima di essere soccorsa e portata in ospedale. E lì, attaccata a un respiratore, riuscirono a curarla. Salva per miracolo, come un'altra protagonista di quel drammatico inverno tra il 2013 e il 2014. Tetiana Chernovol, la giornalista investigativa sopravvissuta a un tentato omicidio per aver denunciato per prima le ruberie del deposto presidente filorusso Yanukovych. Tetiana sottolinea con preoccupazione i legami tra il neopresidente e l'oligarca Igor Kolomoisky, proprietario del canale TV che manda in onda gli show di Zelensky da 3 anni in esilio tra Svizzera e Israele perché è accusato di aver sottratto 5 miliardi e mezzo di dollari alla Privatbank, istituto di credito poi nazionalizzato. Molti hanno votato Zelensky per combattere la corruzione, ma dietro di lui, sostiene, c'è il protagonista del più grande scandalo del dopo Maidan. Nonostante le promesse, il timore è che siano cambiate le facce ma non il sistema. Il marito di Tetiana, partito volontario, è stato ucciso al fronte. La guerra, una tragedia che costringerà l'ex comico, ora presidente, a fare sul serio. Smettetela di violentare il paese, implorava Yulia, attivista Femen, fuori dal seggio. Perché, come aveva scritto sul seno, Zelensky è stato votato a scatola chiusa, un pacco a sorpresa, e nessuno sa bene cosa farà davvero. All people don't know.